Ho ascoltato alcuni stralci di quelle cassette. La voce di Luca è spesso malinconica, anche quando dice "I'm pretty happy out here". Si rivolge ad Andrea, gli propone di andarlo a trovare. "There's plenty of room for you here. There's even room in the band if you want". Poi gli fa ascoltare un nuovo pezzo. "Please, Lord, set me free. Just like the birdies and the bees. I'm so blue, Lordy Lord". E conclude il messaggio con "Ciao regà, buonanotte, bello, se vedemo". E poi ancora una struggente versione di "E penso a te" di Lucio Battisti, introdotta così. L'ho suonata anche qui l'altra sera e hanno tutti applaudito, la capiscono, capiscono tutto. Luca era la persona più libera che abbia mai conosciuto. Non sopportava nessun tipo di costrizione, di obbligo. La sua vita è stata una perpetua fuga. Dal college scozzese, dal servizio di leva, dall'Italia, dall'Inghilterra e anche dalla droga, dall'eroina. Ci ha provato almeno. He wanted to get rid of the monkey. È questa la ragione che l'ha portato in Argentina, un paese in cui l'eroina non esisteva. Un suo compagno del college, Timmy McKern, si era trasferito a Cordoba. Viveva in campagna con la moglie e i figli. E ogni tanto gli spediva delle cartoline. Vedendo le immagini di questo posto così pacifico, Luca gli ha scritto chiedendogli se poteva venire a trascorrere un po' di tempo a casa sua. Stava molto male. Era reduce da un coma epatico, da cui si era salvato per miracolo. Aveva bisogno di staccare, di andare in un posto lontano, diverso.